Ore di vera e propria follia a San Giorgio a Cremano. Ieri sera un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato al torace per aver guardato troppo a lungo una sua coetanea durante la festa della lava, commemorazione del giorno in cui San Giorgio riuscì a fermare la lava del Vesuvio. Il giovane è stato prelevato subito dall'ambulanza e portato al Santo Bono. Per fortuna ha riportato solo una ferita superficiale. Tre minorenni sono stati identificati e ascoltati oggi dalla polizia. Hanno un'età compresa tra i 12 e i 13 anni e per questo non imputabili. Questa mattina invece, sempre a San Giorgio, un uomo è entrato nell'istituto di ragioneria del comune vesuviano minacciando con un coltello un compagno di classe della figlia, con il quale la stessa ragazza aveva avuto un forte scontro verbale sabato. L'uomo, che ha provato anche a strangolare l'alunno, è stato disarmato da un bidello e poco dopo è arrivata la polizia, è stato denunciato in stato di libertà. Sempre oggi uno studente di Cava dei Tirreni, che non ha voluto rivelare la sua identità, ha raccontato di essere stato aggredito nella notte sul treno che da Napoli lo portava a Torino per il G8 da tre giovani dal capo rasato, che con un coltello arroventato gli avrebbero tatuato sul polso una svastica durante una sosta alla stazione di Formia. Il giovane indossava al braccio una fascetta dell'esercito di liberazione zapatista con la stella rossa e un ciondolo con la stella a cinque punte.